Dopo aver affrontato Pokémon Rubino con un unico Pikachu, quest'oggi siamo di nuovo qui finalmente con un'altra impresa che ho deciso anche questa volta di streamare interamente su Twitch. Finire Pokémon Heart Gold senza Pokéball. Detta così fa strano, ma lasciate che vi spieghi le regole che ci siamo imposti prima di proseguire. Durante l'intera run, e dunque sostanzialmente fino ad affrontare Rosso, non potrò lanciare Pokéball contro i selvatici. Eccezione fatta ovviamente per tutti gli schiavi e men del caso. Ciò significa che tutti i membri del nostro team dovranno essere ottenuti tramite metodi alternativi, come ad esempio, tanto per citarne uno, la schiusura delle uova, ma saranno anche validi tutti quei Pokémon che il gioco regalerà per un motivo o per l'altro. L'unico metodo alternativo alle catture che non è consentito è l'utilizzo di scambi in game, dato che ciò comporterebbe la necessità di catturare un Pokémon in natura per poi scambiarlo, il che violerebbe le regole. Ma come per Pokémon Rubino non potevo di certo fermarmi ad una regola così banale, e così come allora ho deciso di autoimpormi l'impossibilità di curarmi durante una battaglia. Inoltre aumenta i livelli dei Pokémon degli allenatori del 20% e li ho randomizzati in maniera tale che le singole creature venissero sostituite con altre con statistiche simili. In questo modo non sarebbe stato possibile vedere un Dragonite randomizzarsi in un Pineco, ma il programma avrebbe scelto un Pokémon simile per ciò che concerne la forza a Dragonite stesso. Insomma, ci stavamo lanciando in un mondo totalmente sconosciuto senza poter utilizzare Pokéball e con un disperato bisogno di coverage. Già perché uno dei motivi per i quali ho deciso di randomizzare il gioco è dovuto ad un altro livello di difficoltà di quest'ultimo. Se infatti avessimo saputo che cosa ci aspettava, e Pokémon Heart Gold l'ho giocato 4-5 volte nella mia vita, quindi lo sapevo fin troppo bene, avrei costruito un team volto a risolvere le situazioni particolari che il gioco offriva. Ad esempio, avrei molto probabilmente preso Feraligatr anziché Typhlosion, che poi sarà il nostro Pokémon, per contrastare meglio Lance. Mescolare le carte degli avversari, invece, mi ha costretto a pensare un team che potesse affrontare qualsiasi situazione, almeno in ipotesi. E ciò ha implicato anche dei soft reset per incontrare un Pokémon con una giusta abilità o con una giusta natura. In generale, questo piccolo accorgimento al gioco ha reso il tutto sicuramente molto più interessante. Ma direi che mi sono già trattenuto troppo. Diamo finalmente inizio al nostro viaggio per la regione di Johto. Il primo Pokémon ottenibile senza l'utilizzo di Pokéball da parte nostra è ovviamente lo starter. E come già fatto intendere, la mia scelta è ricaduta su Cyndaquil. Il motivo è presto detto. La regione di Johto in generale soffre una forte penuria per quanto riguarda i tipi fuoco, e quei pochi ottenibili senza l'utilizzo di Pokéball non sono certo delle cime. In compenso avremmo potuto ottenere invece degli ottimi tipi acqua sulla carta, mentre il tipo erba è oggettivamente quello a cui si può rinunciare più facilmente. Con Cyndaquil fino a Violapoli è praticamente calma piatta, quasi una run normale disturbata solo dall'incontro con il nostro rivale che ci affronterà con un Totodile già a livello 7 e che verrà sconfitto con una buona dose di grinding e anche con una discreta fortuna. Ma è proprio nella città in cui risiede il primo capopalestra che otterremo anche il nostro secondo membro, o meglio, l'uovo che poi ci avrebbe consentito di avere il secondo membro. E attenzione attenzione, non stiamo parlando almeno per ora di Togepi. Tramite infatti un evento legato a Castore presente nel centro Pokémon di Violapoli, otterremo un uovo di Marip che ci permetterà di contare su un fortissimo Ampharos durante l'avventura. L'evento in sé richiede di inserire delle parole speciali all'interno di appositi spazi forniti da Castore stesso, delle password segrete insomma, generate a partire da l'ID del proprio allenatore e che per i comuni mortali sono ottenibili tramite un calcolatore online che ho trovato e che vedrò di mettervi in descrizione. Così, se non conoscevate questo evento e avete ancora la vostra cartuccia di Pokémon Heart Gold, potete farlo. In alternativa all'uovo di Marip vi erano però quelli di Wooper e Slugma, che però ho deciso di scartare, il secondo perché come tipo fuoco possedevamo già Cyndaquil e il primo per dei motivi che vi spiegherò più avanti. Detto questo però, prima che l'uovo di Marip si schiuda ci vuole del tempo. E dunque, dopo un paio di difficoltà ed una sconfitta, il nostro Cyndaquil, ormai divenuto Quilava, riesce a sconfiggere Vico, l'anziano della Torre Sprout, che possiede, per nostra sfortuna, un Meryl già a livello 13. A questo punto però è il turno di Valerio, che ci farà sudare 7 camicie. Devo dire che in questa prima parte di gioco siamo stati abbastanza fortunati, perché il main di Valerio sarà un Cinchou a livello 17, che nonostante i muri di fumo tentati da Quilava, riuscirà nel primo tentativo a spazzarlo completamente via. Solo al secondo tentativo, grazie anche a un brutto colpo, il nostro favore riusciremo a superare l'ostacolo. Subito dopo otteniamo l'uovo di Togepi dall'assistente del professor Elm, sempre a Violapoli, uovo che si schiuderà a sud della città stessa e che per nostra fortuna ci consegnerà fin da subito l'abilità Leggiadro, che aumenterà le probabilità di tentennare e che risulterà vitale accanto con Togekiss. L'uovo di Marip al contrario si schiuderà ancora più avanti, addirittura nella grotta di mezzo. Allenati entrambi anche con la partecipazione del team Rocket nei pressi del pozzo Slowpoke, ci dirigiamo ad affrontare Raffaello. Ma se nei giochi originali
quali quest'ultimo già possedeva un fortissimo Scyther, in questo caso il randomizzatore gli assegna un poderoso Toxicroak. Inizialmente tento la giocata con sbadiglio di Togepi, ma dopo averci sperato innanzi a Quilava la rana si sveglia e uno dopo l'altro fa secchi tutti i Pokémon del mio team. Occorre grindare. Merip si evolve in Fleffy, sale a livello 17 e scende in campo per primo contro Toxicroak. La strategia è una sola: fare più danni possibili alla bestia per poi tentare di outspeedarla e eliminarla con Quilava. Le cose però vanno inaspettatamente meglio di quanto previsto. Statico di Fleffy paralizzerà Toxicroak, che cadrà nella Parax poco prima di dare il colpo di grazia al nostro Quilava, che con ruota fuoco successivamente eliminerà prima Toxicroak e poi il resto del team di Raffaello. Galvanizzati andiamo ad affrontare Silver e nonostante un congelamento gratis inflitto dal suo Croconaw passiamo in scioltezza. E a quel punto giungiamo a Fiordoropoli, dove Togepi, dopo un massaggio, si evolverà in Togetic che nostro malgrado ci accompagnerà fino a Lens. Eppure, almeno per ora, si tratta di un'evoluzione vitale, perché è il momento di Chiara. Non siamo timorosi, del resto quel Miltank che è randomizzato, peggio di così non può andare, giusto? Sbagliato. Chiara manda in campo, ironicamente, Clefable a livello 25, con minimizzato, Kanto e Metronomo. E al primo turno di Metronomo, Clefable fa Acquanello. Nella disperazione generale finiamo dritti al centro Pokémon e deduciamo che occorre una strategia. Ora Clefable ha anche una bacca prugna, quindi gli status vanno sì utilizzati ma in maniera intelligente. Mandiamo Fleffy, elimina tranquillamente il primo Piplup e ci troviamo di fronte a Clefable. Il compito di Fleffy? Togliere di mezzo la bacca prugna di Clefable e fare danni. Fatto il suo dovere, Fleffy esce di scena ed entra Togetic, che con il suo infallibile sbadiglio ed un ripeti riesce non solo ad addormentare Clefable ma a alloccarlo anche su Metronomo, impedendogli così di utilizzare minimizzato. Purtroppo però Clefable si cura, ripeti successivo fallisce e siamo punto a capo. Ma prima o poi la dea Fortuna doveva sorridere anche a noi. Entra Quilava con un Clefable a meno di metà vita e dopo un miss ruota fuoco colpisce e burna. Clefable a questo punto è giù in massimo due turni, è vero, ma Quilava ha 25 PS ed è l'ultimo nostro Pokémon. Metronomo di Clefable non deve colpire. Parte Metronomo, incrociamo le dita e Clefable usa Nube. Le statistiche sono resettate. L'illusione di Clefable torna normale e ruota fuoco di Quilava pone fine all'incontro. Ma è presto per cantare vittoria, perché è il turno di Angelo, che avrà un Pokémon al 33 con statistiche simili a quelle di Gengar. Intanto, dopo aver parlato con Billy ad Amarantopoli e tornando a Fiordoropoli nella sua casa, otteniamo Nivi a livello 5, che sarà di fatto il quarto membro del nostro team. Al teatro delle Kimono Girl ci viene consegnata Surf, mentre a est di Amarantopoli otteniamo Forza. Nella Torre Bruciata affrontiamo e battiamo abbastanza agilmente il nostro rivale, ma a questo punto è giunto il momento di grindare selvaggiamente. Fleffy sale a livello 30 e diviene Ampharos, mentre Ivy si evolve in Vaporeon grazie a una pietra idrica ottenuta nerdando al Pokéathlon. Ecco perché a Violapoli ho scelto Merip e non Wooper. Le situazioni possibili erano due: giocare con Ampharos e Vaporeon oppure con Quagsire e Jolteon. I primi ci avrebbero fornito un totale complessivo di statistiche più alto e dunque generalmente una potenza maggiore. I secondi una maggiore velocità di Jolteon e un tipo in più per Quagsire. A conti fatti alla fine abbiamo optato per la prima coppia. Nonostante tutto ciò però Angelo si rivelerà ancora più ostico se possibile di Chiara. Beffandosi del nostro grinding con Ampharos, il main di Angelo sarà un Whiskash, che conoscerà le mosse Riposo, Russare e avrà una bacca prugna. Perdiamo tre volte, subiamo crit decisivi, tentenniamo con Russare, falliamo mosse decisive, insegniamo tuono ad Ampharos e sollarraggio a Togetic, ma non basta. Nemmeno un sollarraggio per 4 riesce a one-shotare il pesce, che ci rispedisce puntualmente con idropompa al centro Pokémon più vicino. Sono ad un passo dal tiltare completamente, ma d'improvviso dalla chat giunge una voce: dai Miracle Seme a Togetic. Lo faccio e dopo interminabili sofferenze Whiskash va giù in un colpo e strappo, bollendo di rabbia, la quarta medaglia ad Angelo. Ma come Dante, dopo essere stati all'inferno, uscimmo a rivedere le stelle. A Fiordisopoli annichiliamo completamente Eugenius e sconfiggiamo Furio nonostante lo spavento per il suo Miltank. Anche grazie, e va riconosciuto, allo scudo di Karatroak, uno sciacolo ottenuto nella stessa città di Fiordisopoli da un NPC, ma soprattutto grazie a Typhlosion, ormai evolutosi da Quilava. Successivamente curiamo l'Ampharos del faro di Olivinopoli e ci dirigiamo verso la zona Safari per allenarci, giungendo in ogni caso molto underlevellati da Jasmine. Il Pokémon più forte di Furio era a livello 40, ma quello di Jasmine
è al 46. E sì, avete capito bene. Il Pokémon più forte di Jasmine per livello è paragonabile a uno dei Pokémon di Lance. Ciò nonostante, il Miss Magius di Jasmine impazzisce completamente, spamma dispetto e noi in scioltezza otteniamo la sesta medaglia. Da qui in poi le cose cambieranno radicalmente. Dopo aver pianto sangue nella prima parte di gioco, il nostro team ormai è consolidato. Il karma dalla nostra parte e la run si trasforma in una gloriosa cavalcata. Sconfiggiamo il Gyarados rosso al lago d'Ira, otteniamo il condividi esperienza e sgominiamo il Team Rocket a Mogania. Non prima però di esserci resi conto che uno dei Pokémon di Lance che ci toccherà affrontare sarà un Blissey. La reazione non è delle migliori, ma in realtà, pensandoci razionalmente, ci accorgiamo di avere delle carte da giocare contro questo Pokémon. A quel punto usciamo dal rifugio Rocket e abbattiamo anche Alfredo, forti di un Ampharos che arrivati a questo punto possiede con sé una lenti scelta trovata e che unita a un attacco speciale già potenziato dalla natura lo rende un Pokémon quasi competitivo. Con un Pokémon del genere né il Team Rocket né tantomeno il rivale potevano crearci problemi. È già a partire da Alfredo però che Togetic inizia ad inanellare una serie di sconfitte preoccupanti. Il segnale è pessimo perché testimonia il fatto che ormai Togetic stia diventando un peso e che il fatto di non evolversi in Togekiss segna davvero profondamente il nostro team. Ciò nonostante non si interrompe la nostra cavalcata nemmeno dinanzi a Sandra, il cui Pokémon più forte è una Bomasnow al livello 53. Ed è a questo punto, dopo tanto tempo, che il nostro team riapre le porte a ben due nuovi membri. Il Dratini tenuto dall'anziano della Tana del Drago, soft resettato per ottenere una natura allegra che ne potenziasse la velocità a discapito dell'attacco speciale, e Tyrog ottenuto al Monte Scodella e anch'esso soft resettato per ottenere una natura scaltra che ne aumentasse la difesa a discapito dell'attacco speciale, in maniera tale da consentirci di evolverlo in Hitmonchan. Una scelta quest'ultima dovuta sia alla maggiore coverage che Hitmonchan garantisce rispetto a Hitmonlee, ma anche all'abilità specifica del primo, che è Ferropugno, che avrebbe reso molto più potenti le mosse di Hitmonchan, quali Assorbipugno, Fuocopugno, Tuonopugno e Gelopugno. Fino alla Lega l'allenamento delle new entries prosegue, e non si ferma nemmeno dinanzi alle Kimono Girl, che verranno sconfitte anche grazie, e va ammesso, a una serie di brutti colpi che nonostante tutto, dopo le sfighe di inizio game, accetto più che volentieri. Purtroppo Ho-Oh viene sconfitto e non catturato, perché non possiamo farlo, ma a quel punto la strada per la Lega Pokémon si spiana a est di Borgo Foglianova. In una via vittoria desertica, tra gli anfratti della grotta, riecheggia la battaglia con Silver, che ne uscirà inevitabilmente sconfitto, nonostante qualche inciampo dovuto alla temporanea assenza di Ampharos, dovuta, come immaginerete, alla necessità di proseguire mediante l'MN. E siamo dunque giunti alla Lega Pokémon. Una Lega Pokémon che si presenterà ad un livello massimo di 65, che coincide con il Pokémon più forte di Lance. Dragonair si evolve in Dragonite, e dunque bussiamo alle porte dell'altopiano blu con questo team. Dragonite, livello 55, Baccamoia con Extra Rapido, Drago Artigli, Cascata e Dragodanza. Ampharos, livello 53, Lenti Scelta, con Scarica, Segno Raggio, Intro Forza e Focal Colpo. Typhlosion, livello 53, Carbonella, con Lanciafiamme, Terremoto, Riccio Scudo e Rotolamento. Hitmonchan, livello 53, Strumento, Cintura Nera, Mosse, Assorbi Pugno, Tuono Pugno, Fuoco Pugno e Gelo Pugno. Tutte quante potenziate dall'abilità Ferro Pugno. Vaporeon, livello 53 con Acqua Magica, Mosse, Surf, Acquanello, Protezione e Raggio Aurora. E infine Togetic, a livello 53 e con la Roccia di Re, con le mosse Sbadiglio, Forza Antica, Extra Senso e Iper Raggio. Come se la difficoltà non fosse già abbastanza, decido di punto in bianco di settare lo stile lotta su fisso, in maniera tale da non poter cambiare Pokémon prima che l'avversario mandi il suo. Siamo pronti, si apre il sipario, il primo a sbarrarci la strada è Pino. Gestiamo bene la situazione, dragodanziamo di fronte a un Miltank che inaspettatamente outspeeda sia Vaporeon che Hitmonchan e portiamo a casa l'incontro. Il prossimo è Koga, che dopo due dragodanze di Dragonite crolla di fronte ad un doppio brutto colpo di Drago Artigli, che almeno nel caso di Credili deve essere stato fondamentale. Ma già a Koga ci accorgiamo che i livelli della Lega sono decisamente più alti dei nostri. Accediamo dunque alla sala successiva, dove ci aspetta, circondato dal magma, l'unico Super 4 rimasto 3 anni dopo le avventure di Rosso. Sto parlando ovviamente di Bruno. Ironicamente da sempre il più debole, e anche in questo caso non si smentisce. I suoi Pokémon sono decisamente sottotono e Bruno, con i suoi 2 GB, lascia spazio, dopo una tentata ghigliottina da parte di Kingler, a uno dei Super 4 invece più forti di sempre. È il turno di Karen. Purtroppo per lei però, il randomizer e la fortuna non le sorridono. Jumpluff e Minum sono di fatto la sua condanna e l'intero team di Karen viene preso a pugni da Hitmonchan. È il momento di quella che da molti è considerata la battaglia più epica della storia dei videogiochi Pokémon.
Una battaglia che ci vedrà sotto di una decina di livelli. È il momento di Lance, il campione di tipo drago. Il suo primo Pokémon è un Dusknoir. Tento di setappare Riccio il Scudo per cercare di fare ingenti danni con Rotolamento, ma a metà strada cambio strategia. Grazie ad Aiuto Fuoco, un lanciafiamme di Typhlosion è sufficiente per portarsi a casa Dusknoir, ma è solo l'inizio. Lance manda in campo Golem, Typhlosion è costretto a tornare alla base. Entra Hitmonchan, riceve a gratis uno sdoppiatore, recupera vita con Assorbipugno, poi subisce un altro sdoppiatore e il secondo Assorbipugno non è sufficiente per reggere il terzo. Hitmonchan è giù prematuramente. Entra Vaporeon a questo punto. Golem si cura ma non può nulla. Con 9 livelli in meno, Vaporeon one shot alla roccia. Ma a questo punto, per Lance, ironicamente, entra Jolteon. Un Pokémon che avevamo scartato in favore di Ampharos. E ancora più ironicamente sarà proprio quest'ultimo a scoprire la carta trappola celata persino in live. Vi ho detto che Ampharos possiede Introforza, ma non ho accennato in alcun modo al suo tipo. Ebbene sì, Introforza di tipo terra, in due hit, porta nella tomba anche Jolteon. Siamo 3-1, ma Lance manda in campo il famigerato Blissey e Hitmonchan e KO. Serve un piano B. E allora dentro Togetic, che non è forte, è vero, ma anche l'arma vincente. Togetic usa sbadiglio su Blissey che va a dormire. E a questo punto dentro Dragonite e con Blissey a nanna è il momento di setappare Dragodanza. Lance tenta lo switch con Arcanine cercando di contenere con Intimidate l'attacco di Dragonite. E nonostante regga alcuni colpi, non può ormai più nulla con un Pokémon divenuto velocissimo. Una doppia cascata e Arcanine è giù. E verrà seguito a ruota da Blissey, che verrà one-shottato con un unico Drago Artiglia più 2 di attacco. Ma Lance è pronto a giocarsi il tutto per tutto. È un forte déjà vu quello che ci coglie quando l'ultimo Pokémon di Lance si dimostra essere un Metagross. Cascata di Dragonite dopo 2 Dragodanza fa meno di un terzo della vita del Pokémon. In compenso, Meteor Pugno critta e Dragonite KO. Serve Typhlosion, ma soprattutto serve Aiuto Fuoco. Typhlosion entra, a 35 PS Aiuto Fuoco è attivo, ma deve assolutamente outspeedare Metagross. Ed è allora nel confronto tra due velocità che si deciderà il destino di Johto. E signori miei, Typhlosion attacca. Ed è un lanciafiamme troppo potente da reggere per Metagross, che si squaglia di fronte a un attacco speciale divenuto ormai incalcolabile. Lance è sconfitto in una lotta piena di colpi di scena. La sala d'onore ci accoglie tra le sue braccia, ma questo, se possibile, è solo l'inizio di una nuova cavalcata. Come Alessandro Magno ci spostiamo verso Est Acanto per tentare di conquistare anche quest'ultima. Prima però è importante fare una cosa. Farmare al Pokéthlon una pietra brillo per evolvere finalmente Togetic in Togekiss. Ma non solo. A Togekiss viene anche insegnata Etere Lama, che consentirà al Pokémon di avere un 60% di probabilità di far tentare grazie alla sua abilità Leggiadro. Inoltre, per sfruttare appieno il potenziale di Togekiss ormai rinnovatosi, assegniamo a quest'ultimo una Choice Scarf per aumentare considerevolmente la sua velocità e conseguentemente la possibilità di far tentennare. Detto questo, giungiamo a Kanto. Come i satrapi di Persia, uno dopo l'altro e uno più forte dell'altro, tutti i capi palestra cadono di fronte alla nostra forza e alla nostra strategia. Solo Blaine e Blue opporranno una resistenza degna di nota. E in particolare il primo, che ci impegnerà in una delle lotte più difficili dell'intera run. Il main di Blaine, infatti, risulta essere un Mantine impossibile, che conosce le mosse Acquanello, Stordiraggio, Idropompa e Rimbalzo. Tra il pericolo di confusione, paralisi e i danni che ripetutamente subiamo ad ogni turno, il rischio di perdere la prima sfida a Kanto è evidente. Con Raggio Aurora di Vaporeon riesco ad abbassare l'attacco di Mantine per cercare di reggere in seguito il Rimbalzo con Hitmonchan, ma l'erba chiara tenuta dal Pokémon di Blaine riporta tutto al punto di partenza. Poco dopo, Dragonite va ad un passo dalla vittoria. Ma la confusione fa il suo gioco e la situazione viene completamente ribaltata con Dragonite che perisce innanzi a Mantine. Siamo definitivamente all'angolo. Hitmonchan si colpisce da solo per ben 2 volte. Un idropompa sembra porre fine alle nostre speranze, ma proprio all'ultimo Mantine finisce i pp. Usa Stordiraggio e Hitmonchan, ormai non più confuso, con un tuono pugno pone fine al delirio. E Typhlosion, con lanciafiamme, chiude la partita. L'ultimo baluardo di Kanto, ossia Blue, ci impegnerà in una lotta interessante, piena di switch. Ma alla fine anche il suo ultimo Pokémon, un Torkoal, dovrà cedere all'imponente surf di Vaporeon. Ma una volta riparata la centrale elettrica di Kanto, una volta sconfitto Silver, una volta ottenute tutte le 8 medaglie della regione, la strada per il Monte Argento è spianata. E in cima adesso risiede l'allenatore più forte di sempre, un allenatore che nel nostro caso avrà tutti i Pokémon al livello 100. Il vento soffia sulla vetta più alta di Kanto e sferza il nostro Dragonite che nonostante i 28 livelli di differenza è pronto ad affrontare il primo Pokémon di rosso al livello 100. Abbiamo un piano.
il primo Pokémon di rosso deve essere più o meno allo stesso livello di Pikachu, e dunque non una cima. Se ci va bene, possiamo setappare Dragodanza e tentare, nei limiti del possibile, uno sweep. Ma le cose vanno decisamente storte. Il primo Pokémon di rosso è un Nidoran, che conosce per Forcorno, che con la differenza di livelli attuale ha una precisione del 60%. La prima lotta è ormai persa. Ampharos subisce il secondo per Forcorn e muore miseramente. Vado però avanti per inerzia, cercando di scoprire più carte possibili di rosso per poter tentare una seconda volta con più cognizione di causa. Nel fare ciò riusciamo addirittura a buttare giù 4 Pokémon di rosso e a vederne 5 su 6. E deduciamo che sì, nonostante tutto, la sfida è fattibile. E che ironicamente, forse, il vero problema è proprio quel Pokémon che avevamo considerato come la nostra salvezza. Il sostituto di Pikachu, ossia Nidoran. Brucia la prima sconfitta a Kanto, certo, ma la neve del Monte Argento raffredda gli animi e ci ricorda come noi siamo arrivati fin qui. Senza curarci, senza Pokéball, con una streak di vittorie infinita a Kanto. Non saranno un paio di sconfitte a farci desistere. Tentiamo di dare una Sash a Dragonite per provare a reggere un Perforcorno, ma la grandine, ahi noi, la rompe fatalmente. A questo punto è necessario tirare giù quel Nidoran con il maggior output di danni possibile. Ampharos lenti scelta entra in lead e colpisce Nidoran con scarica. Riesce addirittura a paralizzarlo e Nidoran va a vita rossa dopo la grandine, non prima di aver utilizzato adulazione su Ampharos. Nidoran si cura, io mando Vaporeon, uso Surf e lui adulazione. Siamo di nuovo confusi, ma rischio, uso ancora Surf, evado la confusione e Nidoran è KO. Rosso manda Roserade, noi Togekiss. Con Eterelama facciamo male, ma Rosso switcha inaspettatamente e manda Kabutops. Siamo costretti a cambiare anche noi, fuori Togekiss, dentro Hitmonchan. Quest'ultimo riceve un Forza Antica dritto in faccia, tremiamo per la paura del boost, ma questo non arriva. La grandine logora i combattenti, ma noi abbiamo un assorbipugno dalla nostra parte, che entra dopo aver sofferto ingenti danni e fa male, molto male. Kabutops usa Notte Sferza, non critta e va giù di assorbipugno. Siamo 2-0 per noi, ma Rosso manda in campo Bronzong. Decidiamo, dopo aver rimuginato, di rimanere in campo con Hitmonchan e cercare di fare più danni possibili a quel coso. E inaspettatamente lo mandiamo a vita rossa. Divinazione finisce Hitmonchan, che però ha fatto un lavoro encomiabile, perché quel Bronzong ora è alla merce di Typhlosion, che con un lanciafiamme lo porta a casa. A questo punto Rosso manda Floazzle e noi tentiamo il Predict mettendo in campo Vaporeon. Ma inaspettatamente Floazzle utilizza Sgranocchio e Vaporeon è costretto a cedere. 3 KO per Rosso, 2 per noi. Entra Ampharos, usa scarica potenziato da lenti scelta. La neve del Monte Argento ricopre il corpo di Floazzle, è un altro KO per Rosso. Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Il Pokémon di Rosso, che ancora non conoscevamo, è un altro Bronzong. Un Bronzong, però, che è identico al precedente. Entra Togekiss, che nonostante la Scarf possiede ancora quello sbadiglio che durante l'avventura ci ha regalato infinite gioie. Grazie al boost in velocità di Togekiss, sbadiglio entra e Bronzong poco dopo va a dormire. Togekiss ritorna, entra Ampharos, che riesce a mettere in ginocchio Bronzong, ma quest'ultimo si riprende grazie a una ricarica totale e nonostante tutto riesce a vincere lo scontro. Ma come il precedente è ormai alla merce di Typhlosion, che sembra avere in mano lo scontro, perché l'ultimo Pokémon di rosso dopo la dipartita di Bronzong è quel Roserade switchato inizio lotta che è a metà vita. Eppure il finale di questa avventura non poteva che riservarci l'ultimo sussulto. Roserade raccoglie quante più energie può e scaglia foglia magica contro Typhlosion. Scende la sua vita, da verde passa a gialla, da gialla a rossa, ma tutto si ferma magicamente a 44 PS e il lanciafiamme di Typhlosion, potenziato dalla carbonelle da aiuto fuoco, scioglie la neve e porta a casa Roserade rosso e l'incontro. I titoli di coda di Pokémon Oro Heart Gold chiudono il sipario su una delle lotte più avvincenti di sempre. Dirvi che mi sono divertito a giocare tutto questo e a streamarlo in live sarebbe scontato. È ovvio che sia così di fatto, ma volevo parlarvi in questo finale più della challenge in sé, che è stata interessante soprattutto per come mi abbia portato a creare un team particolarissimo. Alla fine, senza utilizzare Pokéball, abbiamo tirato fuori quasi un team classico di Pokémon Heart Gold. Un team molto bilanciato che non a caso, a mio avviso, è riuscito a mantenere una grande streak di vittorie nonostante il dislivello rispetto agli avversari. Abbiamo giocato un Ampharos quasi competitivo, un Togekiss Scarf con Leggiadro, peraltro con sbadiglio, che con la Scarf, competitivamente parlando, è una bestemmia, ma per quanto riguarda noi è stata una sorta di ultima spiaggia. Un Jolly da giocarci al prezzo di Togekiss stesso. L'intera parte di Kanto si è dimostrata, al di là della randomizzazione, molto tradizionale, ma perché di fatto il nostro team, lo ripeto, era quasi un classico team di Pokémon Heart Gold.
Gold. E a proposito della randomizzazione, quest'ultima ha reso il tutto a mio avviso molto più interessante, creando situazioni inaspettate, avversari non volutamente ostici, che ci hanno portato a studiare attentamente le meccaniche di un game per potercelo portare a casa. E ciò ha reso il tutto bello, appassionante e divertente. Detto questo, come al solito, non ho potuto riportarvi tutto nei minimi dettagli, come vedete il video è già molto lungo. Per questo vi invito, se già non lo fate, a seguirmi su Twitch, perché molte cose, tra cui ad esempio il rematch della Lega Pokémon, le ho lasciate esclusive per quella piattaforma. Detto questo, il video può dichiararsi concluso. Credo sia durato davvero tanto, ho sicuramente sforato i 25 minuti e credo di starmi avviando verso i 30. Sappiate che se state vedendo questo video domenica ed è uscito alle 11:30, merito un like. E sono serio, vuol dire che ci ho lavorato per 2 giorni ininterrotti a questo video. In ogni caso, al di là del lavoro che ci ho messo, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto scrivendo la vostra opinione e, qualora non siate iscritti al canale, un'iscrizione per rimanere sempre aggiornati. Per il resto, oltre a Twitch, vi invito a passare su tutti gli altri miei social per ricevere costanti news al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!